Ciao dal mio Pilates, oggi vi propongo degli esercizi da eseguire proprio al risveglio. Se siete abituati per esempio anche a fare ginnastica al mattino, ancora prima degli esercizi di ampia mobilità articolare e di allungamento muscolare, potete assolutamente fare questi esercizi. Consiglio numero uno, non fateli dal letto, ma su un materassino perché serve un supporto rigido. Vi servirà una pallina da tennis, vi farò vedere. Ho qui lo scheletrino per farvi vedere alcune cose per facilitare l'esecuzione degli esercizi. L'obiettivo è arrivare non tanto alla parte muscolare del corpo, quanto alla parte tessutale del corpo, cioè cominciare a riscaldare un'area lombosacrale che è veramente piena, diciamo, di tessuti, soprattutto connettivi. Chiaro che poi la componente muscolare viene in qualche modo sollecitata, però l'obiettivo primo è iniziare a riscaldare i tessuti e a microsollecitare le articolazioni sacroiliache. E quindi andiamo, diciamo, dai movimenti più piccoli, dai tessuti più anche anelastici, a riscaldarci e a favorire quindi i movimenti successivi. Ora potete sdraiarvi. Prima scusate, guardate, allora il primo esercizio è un esercizio di rilascio miofasciale. Sapete ormai che sono molto affezionata agli esercizi di questo tipo. Utilizzerò una pallina, se avete una pallina da tennis va benissimo. E vi faccio vedere qui dallo scheletrino dove verrà posizionata perché da supino chiaramente è più difficile vedere. Allora, pensate al piano orizzontale del bacino. Al piano verticale della colonna si formano come due assi cartesiani, nell'angolino proprio retto, diciamo, tra bacino e colonna vertebrale andremo a posizionare la pallina nella parte muscolare a ridosso delle ossa, quindi non andremo a sdraiarci sopra la pallina in questi punti, però proprio dovete andare nella parte, diciamo, muscolare in questa colonnina laterale. Ok? Mentre il secondo esercizio, per avere un po' una visione di quello che andremo a fare, solleciterà, okay, le articolazioni sacroiliache, cioè dove il bacino si articola con l'osso sacro. Allora, metto giù il mio scheletrino e vado a sdraiarmi. Utilizzate, vi ripeto, un supporto rigido, quindi non rimanete a letto, ma mettetevi a terra. Può essere sufficiente anche se non avete un materassino, una coperta o degli asciugamani. Ora, sdraiatevi, partiamo da delle respirazioni addominali. Inspiro, potete tenere le mani sull'addome e nel fuori l'aria lascio andare il respiro. Ne eseguiamo tre molto profonde. Inspiro, gonfio bene l'addome lasciando stare le spalle, non respirate con le spalle, ma concentratevi a tenere il respiro basso a livello addominale. Ancora una. Iniziare dalla respirazione ci serve sempre anche soltanto per connetterci al corpo. Bene, prendete la pallina, vi ricordate il primo esercizio che vi ho indicato, cioè sullo scheletrino, andate a posizionare la pallina sotto alla schiena nell'area, in quell'angolino, diciamo, tra bacino e colonna vertebrale. Allora, sono esercizi che abbiamo già fatto, se ve li ricordate. In questo caso sarete storti perché abbiamo la pallina solo da un lato e utilizzeremo dei movimenti tipo dondolio a destra e a sinistra. Pensate proprio di muovere le gambe a destra e a sinistra, lasciate le gambe flesse e leggermente separate. Continuate a respirare a livello addominale, quindi inspiro, gonfio l'addome, fuori l'aria, lascio semplicemente andare il respiro. E fate questi dondolii e cercate di sentire cosa provoca la pallina. Stiamo agendo proprio a livello di tessuto, sia connettivale sia muscolare. Se vi fa troppo male oppure sollecitate dei punti che provocano un dolore molto acuto che si irradia, chiaramente sospendete. Ma assolutamente questi esercizi appunto servono proprio anche a sciogliere la muscolatura e favorire il rinnovo del tessuto connettivo. In questo caso facciamo proprio anche per riscaldare l'area. Potete spostare la pallina di poco più in alto, di poco più in basso,
vi invito anche ad esplorare, diciamo, varie posizioni, punti di applicazioni, di applicazione in base anche al piacere che l'esercizio vi dà. Possono essere anche molto piacevoli a questi esercizi. Mi fermo. Prima di passare dall'altro lato, fate un attimo di ascolto. Sentite che c'è differenza tra il lato trattato e il lato ancora da trattare. In termini di calore, di sensibilità, vi può dare l'idea di avere una sorta di buco adesso, come di non di sprofondare di più. Andiamo a mettere la pallina dall'altro lato, trattiamo allo stesso modo. Uno, due, tre punti di applicazione, potete cambiare a seconda proprio anche di dove sentite più beneficio. Vi ricordo la pallina è posizionata fra il bacino e la colonna vertebrale, vicino alla colonna vertebrale, a ridosso, ma non proprio sotto le ossa, vicino alle ossa, perché così andiamo a prendere proprio bene le inserzioni dove c'è più tessuto tendineo e connettivo. Respirate abbondantemente, continuate a muovere le gambe a destra e a sinistra, piccoli movimenti con ritmo, date proprio un dondolio. Questo dondolio sentite che corrisponde a un mettere e togliere peso sulla pallina, il che equivale un po' come aumentare e diminuire la pressione e quindi a livello circolatorio ha un'enorme importanza. Si ostruisce e poi si lascia andare. Sposta un po' la pallina, continua a ricercare dei punti, stiamo trattando per il momento l'area lombare, considera che se hai tempo questo lavoro lo puoi fare effettivamente anche su tutta la colonna vertebrale. Adesso ci orientiamo nella parte della schiena a livello lombosacrale. Bene, ci fermiamo, abbiamo fatto qualche respiro, qualche minuto di a destra e a sinistra, di nuovo intervalliamo il passaggio da un esercizio all'altro con un attimo di ascolto e tre respiri profondi. Inspiro, gonfio l'addome, potete tenere anche le mani proprio sulla pancia per sentire meglio e lascio andare. Inspiro, ascoltate cosa la schiena, il feedback della schiena, per esempio, potrebbe già essere più rilassata e più appoggiata a terra. Ora, seconda sollecitazione. Lavoriamo, vi ricordate che dallo scheletrino vi avevo indicato le articolazioni sacroiliache. Ora si tratta di articolazioni che non hanno movimenti molto ampi, assolutamente, però vi assicuro che quando o si bloccano o sono iperlasse possono provocare veramente dei disagi alla schiena. Dare delle piccole sollecitazioni significa sia a livello articolare, ma sia proprio a livello di tessuti, tenere la zona, diciamo, in movimento e migliorare quindi la circolazione. Ascoltate bene, allora piazzate bene la schiena, sentite bene gli appoggi, visualizzate le anche come fossero proprio due palline qui appoggiate a terra. Lasciate le gambe separate quanto le anche e le ginocchia flesse. Ora potete tenere le mani sulle spine iliache, che sono le ossa che sporgono dal bacino, e vi continuate a visualizzare le anche. L'anca sinistra preme in giù contro il pavimento, verticalmente verso il basso, l'anca opposta in alto. Potete anche visualizzare che attraverso la linea del femore, quindi del ginocchio, vedete che si sposta rispetto all'altro. Quindi un'anca si solleva, un'anca resta giù, quindi, oppure un gluteo si stacca, un gluteo schiaccia giù e scendo dall'altra parte. La cosa importante è che le gambe non vadano a destra e a sinistra, ma come su due binari. Quindi a seconda potete, scusate, visualizzare o le anche, quindi rimanere nell'immagine delle ossa, oppure i glutei. Se pensate alle anche, pensate come a due sfere, una schiaccia giù e una cerca di staccarsi. Chiaramente per l'anatomia del corpo un po' le gambe si sfasano e quindi è come se questo ginocchio venisse tirato in alto e in avanti, oppure pensate proprio ai glutei, di schiacciare giù un gluteo e poi quell'altro. Però di rimanere sempre proprio su due binari, quindi non andate a disperdere il movimento troppo a destra e a sinistra, deve rimanere proprio localizzato, altrimenti si fa un esercizio di ampia mobilità articolare, invece rimaniamo proprio sulla micro mobilità. Abbinateci dei bei respiri e continuate. E sentite che il movimento già, cioè, è piccolino, però nelle ripetizioni aumenta un po'. E potete anche, se
sentire la differenza fra destra e sinistra. In particolare, chi ha delle rotazioni, per esempio delle scoliosi, può veramente avere un feedback diverso a destra rispetto a chi è a sinistra. Ok, di nuovo tre respiri profondi. Inspiro, gonfio l'addome, mettete le mani sulla pancia se vi è più comodo e fuori l'aria lascio andare. Inspiro, senti la schiena come è cambiata, è sempre un po' più riscaldata e si sente rispetto a prima. Per esempio, io sento di più l'area del sacro, anche se non sono stati fatti, ripeto, esercizi di ampia mobilità, ma stiamo riprendendo la sensibilità e la circolazione. Terzo esercizio, afferrate con entrambe le mani il ginocchio destro da sotto e portate il ginocchio verso la spalla, sono importanti le direzioni, mentre con il gluteo della stessa gamba pensate di andare nella direzione opposta. Inspiro, vado in avanti con il ginocchio, espiro, eseguo, diciamo, questa trazione. Pensate di tirare proprio il femore in questa direzione, in su verso la spalla. E ritorno, ancora una, va fuori l'aria, tiro bene in su e ritorno. Tornate piano alle posizioni di origine, siamo ancora un poco freddi, quindi prendo con tutte e due le mani di taglio il ginocchio da sotto, inspira, nel fuori l'aria, porta il ginocchio sinistro verso la spalla sinistra mentre il gluteo spinge in avanti e ritorno, facciamo tre volte anche qui. Fuori l'aria, traziono proprio il femore in su e ritorno, ancora uno e ritorno, scendo piano la posizione. Adesso lavoriamo ancora attraverso le anche, quindi le gambe, apro il ginocchio destro in fuori e lascio andare un po' anche il bacino e ritorno, apro il ginocchio destro in fuori, c'è un momento in cui devo necessariamente staccare il bacino e quindi sento che interviene un po' di più anche la schiena. Ripeto, l'obiettivo è il risveglio al mattino, quindi fate piano questi movimenti. Dall'altra parte, inspiro al centro, fuori l'aria, va prima la gamba, poi il bacino. Quando va il bacino considerate che è la schiena che si muove un po'. Valutate se questo movimento vi dà noia, chiaramente non fatelo, se vi dà quel fastidio che vi provoca il vostro male, se state soffrendo di mal di schiena. Eseguiamo tre volte a ritmo lento e fluido anche questo esercizio. Apro di più l'appoggio dei piedi, inspiro, nel fuori l'aria questa volta porto il ginocchio all'interno, quindi l'anca va in intrarotazione. Raggiunto il primo limite, devo staccare il bacino e ancora una volta agisco un po' di più a livello lombare. E ritorno, inspiro. Eseguiamo tre volte da questa parte, fuori l'aria. Intraruoto. E ritorno, inspiro. Alla terza cercate di forzare, ma solo un filino di più, solo e semplicemente per raggiungere il vostro limite. Il senso del limite si capisce chiaramente. In termini sia articolari che non si va di più, iniziamo intanto dall'altra parte, fuori l'aria, vado all'interno e anche all'interno proprio del senso del limite ci sta che sentiate una sensazione piacevole di allungamento. Va bene forzare un po' se il dolore chiaramente è troppo forte o si irradia, ve l'ho detto insomma diverse volte, sospendete, però dovete ricercare un pochino di allungamento in più. Su tre ripetizioni fate piano la prima, media la seconda, nella terza andate un pochino oltre. Bene, a questo punto distendete le gambe, distendete le braccia e fate proprio un grande sbadiglio, tiratevi bene e ritorno. Per raggiungere la posizione seduta potete aiutarvi con una gamba oppure ancora meglio sarebbe passare dal fianco. Oggi vi ritrovo un po' più atletici, quindi vi propongo una salita un po' più atletica.
rimanendo comunque nell'ambito di una ginnastica molto molto dolce. Allora è sparito il video, magari sono sparita anche, eccomi qua. Bene, spero che la sequenza vi sia piaciuta, che sia un modo piacevole per iniziare la giornata. All'allenamento deve ancora, quello tonico e forte deve ancora arrivare, però è un buon modo veramente per iniziare dolcemente la giornata rispettando bene la vostra colonna. Vi auguro buon weekend, mettete se volete mi piace e se volete condividere il video e se non vi siete ancora iscritti vi potete iscrivere. Vi saluto e buon weekend, ciao!